Il nostro consueto collegamento oggi si occupa della FIRA, lo vedete collegato il presidente della FIRA Alessandro Felizzi, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Linea a Giuseppe Dintino, buon pomeriggio anche a te. Sì, buongiorno da Pescara. Come dicevi, quest'oggi siamo ospiti di Alessandro Felizzi, presidente della FIRA, la finanziaria della Regione Abruzzo. Buongiorno, presidente. Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità. Innanzitutto avete recentemente approvato il bilancio che si chiude inutile. Sì, non accadeva dal 2013 questo, oggi è potuto accadere. È potuto accadere perché in questi 4 anni abbiamo fatto un lavoro certosino di rifondazione, di ricostituzione, di rigenerazione della società, cambiando completamente le procedure di acquisto, cambiando completamente le evidenze pubbliche necessarie e quindi introducendo elementi di trasparenza nella scelta dei fornitori. Pensi che questo ha consentito un risparmio di spesa generale per servizi e per consulenze esterne del 75% dal 2015 al 2019. Un risultato quindi molto importante. Siamo stati molto attenti, molto oculati, molto decisi su questo fronte e poi abbiamo cercato tutte le risorse necessarie per poter contribuire all'aspetto reddituale, quindi ai ricavi di questa società. Lo abbiamo fatto con molta attenzione, lo abbiamo fatto in completo accordo con l'assessorato allo sviluppo economico, che ha avuto sempre cuore e orecchie aperte per ascoltarci e quindi per assecondare e per sviluppare ulteriormente la nostra linea di risanamento e di rilancio della società. E a proposito di cambiamenti, è un po' di tempo che si parla di un altro cambiamento all'orizzonte, quello che prevederebbe la fusione tra la FIRA e Abruzzo Sviluppo, così da creare, mi passi il termine, una sorta di banca che possa così anche fare credito alle piccole e medie imprese in questo momento post-emergenziale. Anche qui è stato un processo che noi abbiamo spinto tantissimo come FIRA, abbiamo voluto profondamente e anche qui abbiamo trovato l'assessore allo sviluppo economico molto disponibile e molto pronto a raccogliere la sfida. È un procedimento, è un processo oramai ineluttabile, importantissimo per 3 ordini di ragioni. Il primo perché, diciamo, restituisce un quadro di razionalizzazione delle partecipazioni della Regione Abruzzo, eliminando un dualismo oramai inutile e anacronistico. Il secondo perché consente un risparmio di 200.000 euro l'anno immediatamente di spese generali e per servizi rispetto a quanto si spende oggi sommando i costi delle due società. E in terzo luogo perché, come diceva lei, costituiamo un nuovo veicolo, un hub per lo sviluppo della Regione Abruzzo, una società in grado professionalmente di poter accompagnare il rapporto tra imprese, pubblico e sistema bancario e quindi per mettere a terra tutte quelle iniziative importanti che la Regione intenderà promuovere nei prossimi tempi, finalizzate allo sviluppo del nostro territorio. Perché ciò che manca dopo il periodo di lockdown è la liquidità. In questo momento è assolutamente una priorità essenziale per tutte le imprese, soprattutto per le micro e piccole imprese. Già esistono 2 provvedimenti regionali che vanno in questo senso e la FIRA sarà protagonista anche nell'accompagnamento di alcune misure contenute in questi decreti. Quello che però noi dobbiamo guardare è il futuro e quindi non solo al semplice contributo, diciamo così, assistenzialistico e di sostegno, che pure è importante per le famiglie e per le piccole imprese, ma soprattutto dobbiamo guardare alla politica di investimento che dà respiro, che dà occupazione e che darà stabilità rispetto a un momento di crisi come questo. Quindi spero che nelle prossime settimane potremo vedere anche misure finalizzate proprio agli investimenti e quindi al recupero di quella produttività che si è persa in questi mesi. Cosa manca per portare a compimento la fusione tra la FIRA e Abruzzo Sviluppo? È un procedimento che noi abbiamo sottoposto allo sviluppo economico, è un procedimento che oramai è partito anche grazie a una delibera di giunta e quindi oramai sostanzialmente nulla. Mancheranno solamente gli atti prodromici, quelli previsti dal nostro codice civile di diritto societario, che consentiranno alle due società di giungere a una fusione per incorporazione di FIRA, o meglio di Abruzzo Sviluppo in FIRA, secondo le regole codicistiche. Quindi il processo è segnato, oramai ineluttabile e credo che sia oramai inarrestabile. Linea allo studio per eventuali domande. No, grazie Giuseppe, non ho domande, è stato molto chiaro il presidente Felizzi, che ringrazio ancora per essere stato ospite del nostro telegiornale, a cui auguro Grazie a voi. chiaramente buon lavoro. Grazie ad entrambi per questo Grazie a voi, collegamento. buon Noi lavoro.